Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Spazio Games, io sono quel tale Ale e oggi sono qui con un video dedicato ad Unravel, titolo sviluppato dai Coldwood e pubblicato da Electronic Arts. Siamo con il nostro micio di lana, un titolo molto particolare, avrete sicuramente già visto qualcosina e vi vorrei portare, non so se uno o due video dedicati magari alle prime fasi di gioco in modo da darvi un po' anche un'idea su quello che è questo titolo. Cardi ed Erbacce, andiamo. È un titolo molto particolare che è stato mostrato nell'ultimo E3 di Los Angeles e che aveva incuriosito molti, me compreso, e quindi oggi siamo qui a giocare. Siamo su PC, io sto giocando con il pad di Xbox One, ma siamo su PC, quindi se vedete i comandi del pad sapete il perché. Allora, il design dei livelli è qualcosa di spettacolare per quanto riguarda questo gioco, anche le musiche. Pian piano stiamo un attimo perdendo forze e filo, nostro filo di lana. Ok, hai bisogno di più filo, mantieni arretti per lanciare il lazzo. Ok, lazzo lanciato, presumo possiamo fare così, perfetto, e quindi ci recuperiamo un po' di filo. Ok, proseguiamo. Se corri potrai saltare più in alto e più lontano, perfetto. Grande micio. Mantieni B per afferrare gli oggetti, muovi il vaso un po' più a sinistra. Allora, aspettate, vediamo prima cosa dove dobbiamo arrivare. Ce la facciamo a saltare. In realtà, aspettate, forse così riusciamo a salire. Ok, ho premuto il grilletto sinistro che serve sostanzialmente per recuperare il filo e di conseguenza anche per risalire e scalare le pareti. Ok, perfetto. Mantieni arretti per lanciare il lazzo e presumibilmente facciamo la Tarzan. Vediamo un po'. Sì, direi di sì. Ok, poi basta lasciarlo per... Aia. Aspettami, posso fare anche al volo? Sì. Perfetto. Quindi è apparso un uomo lì di... Un uomo, si presume. Puoi arrampicarti sulle superfici che brillano come questa. Usa la levetta sinistra per arrampicarti. Ok, premi A per saltare e RT per lanciare il lazzo a mezz'aria. Ok, grande. E prendiamo un po' di filo e facciamo la stessa cosa anche qui, presumibilmente. Ok, premi X per agganciare il filo. Prova a creare un ponte di lana. Ah, quindi facciamo così e così, perfetto. Mantieni la vetta sinistra verso il basso e rilascia per catapultarti dai punti di là. Quindi facciamo così, là, perfetto. Grande micio. Presumibilmente dobbiamo fare la stessa cosa anche qui. Quindi noi ci prepariamo per catapultarci in modo abusivo su... Aia, aia. Ok, mi ho preso una mela sulle gengive. Ti ricordi del tuo lazzo? Mantieni RT e sali con la levetta sinistra. Quindi facciamo così. Perfetto. Puoi fare dei nodi mentre ti arrampichi, premi X per agganciare il filo. Ok, come abbiamo fatto prima per creare. E possiamo... Aspetta, tipo farlo anche così, in modo tale che abbiamo direttamente il ponticello e ci sparaflesciamo da questo lato. Ok, premi la levetta sinistra verso il basso e premi X per saltare da alcune piattaforme, tipo così. Perfetto. Mantieni LT, usa la levetta sinistra per scendere al sicuro sull'estremità del tuo filo. Quindi facciamo così e ci manteniamo anche. Bene, ci sentiamo un po' spogli. Vedi quel vortice luminoso? Significa che se esci rincomincerai da questo punto quando rientri in questo livello. Possiamo scendere direttamente così oppure... Facciamo in qua... Aia, vabbè, non ci siamo fatti niente.
Poi ho detto anche le musiche sono molto faiche. Allora, vediamo un pochino perché lì ci sono dei lazzi e... vediamo. Occhio. Ah, ok, perfetto. Vediamo un pochino, quindi presumibilmente siccome una mela non basta, lì per afferrare gli oggetti facciamo in questo modo. In modo tale da... no. Così. Anche qui. Almeno abbiamo una specie di ponticello che ci possa aiutare per lanciare delle mele dall'altro lato. Facciamo così. Ne portiamo delle altre perché presumo ce ne servano un po' di più, eh. Posso spingere anche. Non so quante ne riesca a spingere, ma noi ci proviamo. No, è un gatto di lana, ma è forzuto. Lasciate fare. Ok. Vai. Perfetto. Siamo fatti il nostro ponticello di mele. Ok. Perfetto. Se viene bloccato, mantieni per iniziare la sezione. No, anche no, visto che l'abbiamo fatta, direi di non... Occhio al picciolo. Eccoci. Anche qui. Sì, devo dire che le musiche sono molto belle. Comunque. La... bellissimo. Occhio. Aspetta che... ma ci siamo persi del filo da qualche parte, forse. Aspettate, vediamo se qui sotto eventualmente c'è... ah, ok, lì c'è del filo da recuperare. Strappiamo le erbacce. No, abbiamo fatto una cagata perché... aspettate, ci riprendiamo un po' di filo perché dobbiamo scendere prima del... dei vasi, altrimenti non ce la facciamo. Quindi facciamo così. Perfetto, rimane tra virgolette impigliato lì, quindi dobbiamo regolarci anche un po' con i punti di aggancio di questo gatto, più che rotolone di lana. Siamo, diciamo, un gomitolo ambulante. Aspetta, qui mi fa agganciare per... ah, per il triciclo. Ma... del tipo ce lo portiamo. Aspetta, sta partendo il triciclo. Momento. Aia. Aspetta, mi faccia salire. Posso salire? Mi scusi, eh. Vediamo. Sì, potrei salire, ma... vai. Aspetta, spingiamolo da dietro. Poi ci dobbiamo buttare al volo. Possiamo afferrarlo, no? Ah, ok, c'è il cancelletto che forse ci... momento. Posso... ok. Aspetta! Mi scusi. Attenzione, attenzione. Gatto al volante. Pericolo costante, direi. Oppela. Aia, di faccia. Siamo propriamente in forza. Riprendiamoci questo. E saltiamo da quest'altro lato. Vediamo. Non so se riusciamo a salire in questo modo. No, secondo me dobbiamo fare sempre alla Tarzan, cercando di arrivare più in alto possibile per poter saltare qui. Ok. Vai. No. Maledizione. Aspetta, scendi un pochino. Dobbiamo essere più... più sporti viaggianti. No, ma aspettate. Magari allunghiamo un po' più il filo. Non troppo. Non troppo. Troppo grandissimo. No, maledizione. Aia, fatto malissimo. Vabbè, ci abbiamo provato, eh. Effettivamente è stato un po' troppo ottimista come salto. Bisogna lavorarci un po' di più. Che poi, scusate, di lana non dovrebbe fare questa bruttatina. Aspetta, allunghiamo un po' il filo, altrimenti faccio di nuovo una bruttissima fine. Grande così. Ma adesso posso saltare da... non lo so, presumibilmente devo arrivare lì sopra. Io ci provo. Ok.
Sì, ogni tanto di sfondo appaiono delle immagini che lui raccoglie. Questo serve per... Ok. Sì, diciamo, adesso sono abbastanza basilari, tra virgolette, questi enigmi, questo utilizzo del filo che possiamo... Aia! Che possiamo fare. Più avanti andiamo e più la cosa sarà complicata. Allora, quel nodo. Allora, aspetta. No, forse posso scioglierlo, sì. Sì, perché mi serve questo qui per arrivare lì. Quindi se facciamo quel nodo rimaniamo bloccati, preso. Facciamo così. Poi facciamo il nodo anche qui. E ci riportiamo. Certo, abbiamo consumato più filo, onestamente, con questa cosa, però. Non ci serve questo cubo. Non lo so, io me lo sto portando perché c'era l'impressione che... Attenzione, c'è un riccio. Scusi, Abbiamoci delle... No, delle erbacce. Perfetto. Ah, sì, forse dobbiamo piazzarle qui sopra. Blocchiamo qui. Vediamo. Sì, direi di sì. Perfetto. C'è anche un picchio lì. Riusciamo ad arrivare? No, assolutamente no. Momento. Nicio, tocca un attimo ricaricare il nostro salto in modo più... La corda un po' più giù deve andare. Dobbiamo andare pelo pelo sulla roccia. Una certa rincorsa. E no, non ce la fa uguale. Ah, ecco perché. Presumibilmente dobbiamo aiutarci in qualche modo facendo oscillare sto coso. Perfetto, adesso vai veloce, veloce. Bisogna coordinarsi un pochino sperando di riuscire a beccarlo. Pensavo di doverlo. Ma non è vero perché dura pochissimo questa cosa. Aia. Aspettate, un momento che stiamo elaborando una strategia di salto. Ok. Vabbè, che ne so. Non è vero. Ma scusi. Allora facciamo così, mi sa che ho fatto una birlata io cercando di... No, in realtà dovevamo fare questo. Sì, era per bloccare il filo in questo modo, effettivamente. Altrimenti poi non saremmo riusciti a... Facciamo così. Proviamo a fare un nodo. E magari fare in questo modo potrebbe essere più utile. Ok, ho rischiato la vita per fare questa cosa. Ok, perfetto. Allora c'è da fare un nodo anche qui. Ci portiamo ovviamente il cubone lì, non so. Ah, ok, forse ci serve direttamente qui, quindi faccio una cosa del genere. No, cubone, venga qui, maledetto. Scusi, non è un cubone, in realtà è un contenitore di tè, foglie di tè, insomma. Ok, presumo di dover andare da quest'altro là, presumo. In questi salti, però. Ma... È possibile che salta così male? Scusa. C'è qualcosa che brilla. Probabilmente è un collezionabile. Ma potevamo andare anche lì sopra. Scusi. Oh, ok. Con quanta agilità e leggiadria. Eccoci. Non stiamo propriamente in forma. Lì c'è qualcosa da raccogliere. Perfetto. Ha raccolto il pezzo mancante.
e lo mette qui su quello che dovrebbe essere un album dei ricordi. Si dà questa idea di malinconico il gioco. Quindi proviamo ad aprire adesso. Allora, non è facile leggere per la scrittura. Cardi ed erbacce. Com'era bello tutto ciò quando era ancora completamente nuovo. E com'è bello ancora, nonostante il tempo l'abbia trasformato. Allora, diciamo che il font utilizzato non è dei migliori. Ma scusate, però ci dovrebbe. Ok. Ah, ci ha aggiunto le foto che abbiamo sostanzialmente sbloccato andando avanti con il primo livello. Foto di bambini che giocano. Girasole, sempre. Fiori, farfalle, bambini. Ok, perfetto. Questo presumibilmente è del successivo ricordo. Tra l'altro, aspettate perché anche qui c'è una foto che ha guadagnato un pezzettino. Prima non c'era, se non ricordo male. Allora, ragazzi, io a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Unravel. Molto probabilmente vi porterò anche un episodio dedicato al prossimo livello. Segreti trovati 1 di 5. Ok, quindi non abbiamo trovato molti segreti. Il prossimo livello è il mare. Va bene, questa è ancora bloccata. Dai, allora io direi che ci possiamo vedere con il prossimo appuntamento con il mare. Andremo a vedere anche un altro livello così spippolando questo Unravel. Voi come sempre fatemi sapere la vostra. Se vi fa piacere, potete visitare anche il mio canale. E niente, noi ci vediamo con il prossimo appuntamento con Unravel. Un saluto a tutti da quel tale Ale.